In queste condizioni non si può arrivare qui con l'auto come si faceva prima. Bisogna prima andare a cercare un posteggio, se si trova, e poi arrivare al cimitero. Il cantiere non è ancora terminato, ma i primi interventi non convincono i cittadini, che hanno sollevato più di una perplessità e chiedono chiarimenti al comune. Numerose le segnalazioni arrivate in redazione per i paletti posizionati fuori dal cimitero di Lora e per il conseguente ridimensionamento dei posti auto, quasi dimezzati. Ad oggi, chi deve portare un anziano al camposanto oppure semplicemente deve scaricare le ciotole di fiori dall'auto deve essere fortunato e trovare uno spazio libero. Meno di una decina i posti attualmente a disposizione. Tra poco più di 2 settimane, con la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, la viabilità potrebbe risentirne. Metto la macchina con le 4 frecce, vado dentro e vengo fuori, veloce, e vengo fuori, perché non c'è altro rimedio. Sei costretto a mettere 4 frecce o a parcheggiare sulle strisce del bus, cosa che abbiamo già fatto 2 volte in 2 giorni. Quindi diciamo che proprio è un disagio evidente. Io ho mia mamma di 94 anni, devo venire per forza in macchina a portare a trovare mio papà. E cosa faccio? Non c'è un abitante di Lora, del quartiere di Lora, che sia contento di questo lavoro qui che hanno fatto. Non so come mai hanno... Perché adesso, se ci proibiscono anche di venire a trovare i nostri cari al cimitero, ce lo dicano, che vedremo di provvedere in un altro modo. Inevitabilmente la protesta passa anche dai social network, con numerosi commenti sulla pagina Facebook 6 di Lora Se. Al momento sembra complicato anche far fermare il carro funebre. Speriamo che ci siano dei paletti che siano movibili, questo non è, cioè non ho visto il progetto, non c'è nessun disegno in area cantiere che potesse far capire all'utente, diciamo così, come finiranno le cose. Per cui stiamo ad aspettare. In mezzo alla strada è stato realizzato un nuovo spartitraffico che sicuramente ha il compito di limitare la velocità dei mezzi in transito e tutelare i pedoni, ma tra il manufatto e i paletti davanti al cimitero l'area di manovra è minima. Al momento, proprio davanti all'ingresso del cimitero, c'è un posto auto per i disabili, stallo che con ogni probabilità sarà spostato, altrimenti in quella posizione sarebbe inutilizzabile. Oltre alla riduzione dei parcheggi, vengono segnalati disagi anche quando l'autobus arriva alla fermata. A volte non riesce a posizionarsi adeguatamente nell'apposito spazio, fermando il traffico. Dall'esterno all'interno la situazione non migliora. Una volta parcheggiato, per alcune persone con difficoltà motorie, i problemi non sono certo finiti. Tra gradini e pavimentazione trascurata, raggiungere alcune aree del cimitero diventa davvero un'impresa.